volontari della Fondazione Cetacei sono dovuti intervenire d'urgenza per mettere in salvo le uova depositate sull'arenile pesarese di Baia Flaminia della tartaruga luciana. Una forte mareggiata questa mattina ha invaso la zona del nido. In un primo momento sembrava tutto perduto, ha affermato il sindaco Matteo Ricci sulla sua pagina Facebook, ma grazie ai volontari e responsabili del centro Cetacei si è deciso insieme ai veterinari di intervenire. Durante le operazioni sono state messe in salvo una trentina di tartarughine formate pronte ad uscire, mentre altre erano ancora attaccate al sacco vitellino, anche se vive, altre invece non erano schiuse completamente. Si contano circa una settantina di uova. I cuccioli sono stati portati in una clinica veterinaria che da giorni era preallertata. Sul posto sono giunti anche la Capitaneria di Porto, gli operatori del Parco San Bartolo, aggiunti allo staff dei volontari della Fondazione.